Dunque, come abbiamo visto, quindi la pratica gestionale di spandimento dei fanghi reflui ai suoli è una delle fonti di contaminazione diffusa. Parlo a plurale perché la contaminazione diffusa, e riprendo per l'ennesima volta la ISO 19258, ma diciamo ci piace essere molto precisi sui termini, visto che poi abbiamo costruito una cartografia proprio con questi, sulla base di questi criteri. La contaminazione diffusa, per definizione, è una contaminazione che deriva da più sorgenti. È una contaminazione, quindi le sorgenti sono sostanzialmente il fallout atmosferico che viene alimentato dal traffico veicolare, produzione industriale, riscaldamento e anche però dalla gestione agronomica, perché questa prevede nella stragrande maggioranza dei casi di applicazioni di sostanze al suolo. Quindi per definizione sempre questa contaminazione diffusa lascia la sua impronta nei primi 40 centimetri del suolo, in particolare per i microinquinanti inorganici che tendono ad essere in condizioni normali più stabili. Stamattina ho scoperto anche per altri contaminanti e anche per situazioni di contaminazione puntuale comunque. E quindi quando noi parliamo di contenuto di fondo naturale antropico o valore di background, parliamo di un contenuto che tiene conto sia diciamo di quello naturale, genetico, intrinseco del suolo che di quello derivante dalla contaminazione diffusa. Il decreto 99 del 92, proprio relativo allo spandimento dei fanghi, sostanzialmente prevede per i microinquinanti inorganici dei limiti tabellari, però in diversi articoli, in particolare l'articolo 5, auspica degli approfondimenti sulle caratteristiche locali dei suoli dove avvengono questi spandimenti e anche la raccolta di dati e gruppi di lavoro da parte delle regioni organizzate, diciamo, a livello centralizzato. E, a questo proposito vorrei sottolineare il fatto che anche il lavoro che ha presentato prima il collega rientra in un gruppo di lavoro che è stato organizzato da ISPRA tra 2007 e 2012 e coordinato dal dottor Lucci, proprio che ha portato a confrontarci tra ARPA e servizi del suolo su questo tema, cioè sulle attività di controllo e monitoraggio, che è un lavoro che a noi ha dato molto in termini di conoscenze e confronto e che praticamente auspichiamo possa anche continuare. Quali sono, diciamo, gli strumenti principali per avere un buon controllo e un monitoraggio della contaminazione diffusa? Come viene sottolineato da questa norma, ma anche dalla strategia tematica, ma anche dal settimo programma quadro di azione ambientale a livello europeo, quello che manca, soprattutto per i suoli, è la conoscenza, cioè una maggiore conoscenza di base sulle caratteristiche intrinseche della matrice suolo porta poi, diciamo, a snellire tutte le pratiche di monitoraggio, controllo e prevenzione. Dal 2005 al 2012 la Regione Emilia-Romagna, nel soggetto del servizio geologico di cui noi facciamo parte, ha avviato proprio partendo da un finanziamento del servizio agricoltura, proprio in relazione allo spandimento non dei fanghi ma degli effluenti zootecnici, a diciamo, un percorso di conoscenza che si è concretizzato attraverso la redazione di 13 cartografie, 5 di fondo naturale e 8 di fondo naturale antropico e anche 5 sulle cosiddette degli arricchimenti superficiali. Il progetto ha questo nome che si chiama cartografia pedogeochimica, ma è più un nome di affetto perché in realtà dentro la carta pedogeochimica del contenuto naturale è solo uno diciamo delle cartografie prodotte. Sostanzialmente, come sono state costruite queste cartografie? Si è partiti dal cercare proprio di approfondire le conoscenze sulle caratteristiche intrinseche dei suoli della pianura, che sono quelli più impattati dal punto di vista diciamo, delle attività antropiche, sia sotto forma dell'impatto della gestione agronomica che anche di quella industriale. Proprio ispirandoci alla ISO sull'area di pianura, quindi circa 11.000 km2, abbiamo creato 700 siti
di campionamento che sono stati proprio diciamo, raggruppati e scelti fin dal campionamento sulla base della cartografia pedologica e aggregati per uguali caratteristiche di tessitura, provenienza del materiale parentale e grado evolutivo. Questi gruppi di suoli, diciamo che fin dall'inizio quindi costituivano una sorta di gruppi di suoli ad affinità geochimiche, sono poi, perché questi sono i fattori che da bibliografia sono quelli che determinano il contenuto di fondo naturale. Sono stati poi controllati con l'ausilio dell'Università di Bologna, che in seno all'Università di Mineralogia ha queste conoscenze, dal punto di vista geochimico, attraverso analisi multivariate, individuazione di marker e poi sono stati diciamo, identificati e nominati come le nostre unità cartografiche. Qui le vedete identificate come unità genetico-funzionali, ma il nome non è importante, l'importante è sapere che sono proprio suoli che hanno uguali caratteristiche geochimiche, quindi contenuti di fondo naturali ascritti sotto lo stesso valore. Come vedete sono categorie molto semplici, quindi abbiamo i suoli molto evoluti che hanno delle caratteristiche particolari, poi abbiamo i suoli cosiddetti A che sono le tessiture fini, B quelle più grossolane, C quelle della costa e alla fine i suoli con elevato contenuto organico. Per ognuno di questi gruppi di suoli è stata fatta una trattazione statistica dei dati con eliminazione degli outlier, normalizzazione delle curve e alla fine, partendo proprio dalla carta dei suoli, si è visto che ogni poligono poteva, a seconda del gruppo geochimico di appartenenza, essere inserito in una classe di concentrazione, che abbiamo fatto partire proprio dal limite di legge per avere un'idea quali aree sforavano dal punto di vista del contenuto naturale rispetto a questo limite in modo più o meno determinante e quali aree invece erano palesemente al di sotto. Questo che vedete è l'esempio del cromo, noi come Piemonte, ma forse in misura sicuramente minore, abbiamo delle aree naturalmente arricchite che sono ascrivibili a, diciamo, al vecchio delta perché è di origine padana, e anche la piana Meandri, ma anche alcune aree dell'Appennino occidentale perché hanno delle ofioliti, quindi rocce naturalmente arricchite in nickel e cromo nel loro bacino, quindi sono questi materiali che creano il pari materiale da cui si sviluppano suoli poi a loro volta arricchiti. Dato che avevamo a disposizione non solo le analisi sull'orizzonte profondo, perché abbiamo detto se parliamo di fondo naturale antropico parliamo dei primi diciamo 40 centimetri, se parliamo di fondo naturale dobbiamo stare al di sotto, quindi qui avete la rappresentazione di valori che sono attorno al metro di profondità, tra i 90 e i 120 centimetri, perché le lavorazioni agricole a volte in pianura da noi si sono spinte oltre i 40 centimetri, quindi cautelativamente abbiamo preso una profondità ancora maggiore. Sempre con questo metodo analitico dell'XRF avevamo anche i campioni superficiali, quindi abbiamo applicato uno degli algoritmi presenti in letteratura e abbiamo creato questa cartografia dei cosiddetti arricchimenti superficiali, semplicemente un confronto su base logaritmica dei due contenuti. Questa è una cartografia che non è quantitativa, ma semplicemente guardando l'andamento generale dei valori su ogni singolo punto di campionamento si può avere un'idea generale dello stato. E, per esempio, per il cromo abbiamo visto che a fronte di arricchimenti naturali consistenti, di fatto però quelli superficiali, almeno secondo questa classificazione, ma abbiamo fatto delle prove anche con indice di arricchimento, rimangono dentro a situazioni di non contaminazione. Dopodiché, forti diciamo, di queste conoscenze, siamo passati a quella che invece è la valutazione del fondo naturale antropico, quindi abbiamo aggiunto a tutti gli altri elementi di conoscenza quello dell'uso del suolo dal punto di vista della gestione agronomica. Questa cartografia è stata elaborata con la geostatistica perché qui non era possibile utilizzare il dato a livello di poligono e poi diciamo, rappresentata sotto forma di elementi quadrati finiti di 1 km². È stata associata una valutazione dell'attendibilità che secondo noi è abbastanza obbligatoria trattandosi di geostatistica e come vedete abbiamo una cartografia per il nickel che ha più o meno diciamo, le stesse origini dal punto di vista dell'arricchimento che pur essendo del fondo naturale antropico riflette molto bene quella che è quella del fondo naturale del cromo. Quindi sostanzialmente qui,
Per lo stato superficiale la componente principale è genetica. Poi, volendone fare degli strumenti, abbiamo messo sui nostri siti queste cartografie e le abbiamo rese consultabili e scaricabili. La consultazione avviene su due siti che hanno una natura diversa a seconda degli strumenti che sono a disposizione degli utenti, quindi chi può operare in un ambiente GIS parte da questo sito dove sostanzialmente ha una serie di coperture molto utili a parte le nostre cartografie, comunque selezionando la cartografia prescelta, in questo caso Nickel, può interrogare il singolo elemento quadrato finito ed avere per questo le informazioni relative al metallo scelto. Se invece diciamo, vuole contemporaneamente verificare la presenza di più metalli, può selezionare sul banner di destra che avete visto prima tutti i metalli e poi interrogarli. Volevo andare indietro? Non c'è. Comunque, praticamente di fianco ad ogni cartografia c'è poi un tastino che permette di collegarsi simultaneamente con il catalogo dei dati geografici di proprietà regionale e scaricare sotto forma di shape la cartografia. L'altro sito, che diciamo inizialmente per noi era più divulgativo, ma in realtà si è rivelato di grande utilizzo, è il sito con una visualizzazione Google Map. Questo permette a chi non ha diciamo, un ambiente GIS funzionante o comunque di normale uso, di utilizzare Google come visualizzazione, posizionare diciamo, i propri punti di interesse e confrontarli poi con i dati dell'elemento quadrato finito in cui ricadono i punti. Quindi in uno stesso puntino, per uno stesso, diciamo, zona, può avere, diciamo, i suoi dati e confrontarli con quelli della cartografia. Questo applicativo è stato creato appositamente per le terre rocce da scavo, quindi praticamente si può visualizzare sia le caratteristiche del sito di produzione, confrontarle con quelle del sito di destinazione, mettere a confronto praticamente nello stesso momento i dati proposti in autocertificazione e quelli relativi alla cartografia. Chiaramente lo scopo di questa cartografia non è quello di sostituirsi agli accertamenti di tipo locale che sono obbligatori ma assolutamente auspicabili, semplicemente quello di creare quelle condizioni di contestualizzazione del dato che sono fondamentali e che costituiscono, secondo me, ho visto stamattina, parte del grosso lavoro che deve fare chi poi va a caratterizzare un sito contaminato da contaminazione puntuale. Velocissimamente abbiamo messo su carta alcuni dei valori della tabella che ha mostrato prima il collega di confronto fra i dati e abbiamo fatto questo per il nichel e per il piombo e diciamo, ci fa piacere sottolineare due cose. La prima che appunto in questo modo il collega è stato molto virtuoso nel volere avviare un percorso di calibrazione perché effettivamente ci sono differenze grosse tra i dati prodotti e quelli diciamo, determinati da ARPA. E la seconda è che la nostra cartografia arriva molto posteriori su questi, diciamo, su questi territori, però i dati con cui noi diciamo, creiamo sono dati forniti da ARPA e lo stesso laboratorio e a distanza di praticamente 7 anni c'è una forte coerenza tra i dati della nostra cartografia e quelli che ARPA ai tempi produsse. Quindi, diciamo, ieri ho visto un diagramma in cui in 2 metri c'era una variabilità di dati pazzesca. In realtà bisogna stare molto attenti alla qualità, alla affidabilità del dato, perché se il dato è veramente affidabile non diventa mai vecchio ed è sempre confrontabile. E, diciamo, adesso guardate il piombo. Parliamo di dati più vecchi di 7 anni, praticamente i dati proposti da ARPA, tenendo conto della diversa uso del suolo, sono praticamente identici a quelli che noi proponiamo rielaborando dati sempre diciamo, determinati da ARPA sullo stesso territorio. Un piccolo cameo sull'utilizzo della carta per la prevenzione, su uno dei tipi, c'è stato qualche problema riguardo al contenuto di arsenico perché la nostra regione prevede il parametro arsenico anche nei fanghi e praticamente nei fanghi di produzione agroalimentare per la lavorazione del pomodoro questo parametro in qualche caso è stato sforato. Per
Quindi l'idea è stata quella invece di modificare la norma oppure vietare così tout court l'applicazione dei fanghi al suolo, è stato pensato di creare un gruppo di lavoro e di utilizzare diciamo, la cartografia sia per identificare aree di produzione che potevano avere degli arricchimenti sul terreno, perché sostanzialmente il fango da pomodoro è costituito da buccette e dal terreno che viene depositato sul pomodoro, sia anche di identificare in aree che hanno contenuti più o meno accentuati, diciamo, come fondo naturale antropico, sull'arco di 3 anni l'effetto dell'impatto dello spandimento dei fanghi. Per dire, in Regione Emilia-Romagna, su 20.000 circa ettari complessivi al 2010 destinati alla produzione di pomodoro, un quarto si trova nell'area ferrarese che sostanzialmente ha il contenuto di arsenico nei suoli maggiore di tutto il resto della regione. Quindi è abbastanza inevitabile che i fanghi provenienti dalla lavorazione dei pomodori di quest'area abbiano un contenuto superiore al limite di 10, che è quello previsto dalla nostra norma, e sicuramente questo avrà un impatto su suoli con diversi contenuti che speriamo appunto di poter valutare nell'arco di questi 3 anni. Vi ringrazio.